Quasi 4.000 persone contattate in strada dal 2000 ad oggi nell'ambito del progetto Fuori Tratta realizzato dalla cooperativa sociale Daedalus. Molte di queste sono donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale, coinvolte in percorsi individualizzati di assistenza e protezione che culminano nel reinserimento sociale e lavorativo. La tratta è un fenomeno che purtroppo riguarda non solamente lo sfruttamento sessuale, non solamente la violenza, ed è qualcosa che dobbiamo assolutamente combattere a tutti i livelli. Ci vuole un impegno a livello centrale, quindi dei governi, ma ci vuole anche una forza di sollecitazione da parte degli enti che si impegnano poi in azioni concrete insieme agli enti da sempre impegnati in queste pratiche fondamentali di rispetto dei diritti umani. I risultati del lavoro di strada che i volontari di Daedalus svolgono con il contributo del Comune e di numerose realtà territoriali sono stati illustrati nel convegno Donne in Fuga, organizzato nell'antisala dei Baroni al Maschio Angioino nell'ambito delle iniziative previste per il Mese della Donna. In questi 13 anni di attività abbiamo contattato in strada più di 3.000 persone, quasi 4.000 persone, soprattutto donne. Abbiamo fatto più di 3.000 accompagnamenti ai servizi sociosanitari, abbiamo inserito nei percorsi di assistenza e integrazione sociale, quindi quelli che poi permettono di raggiungere una reale autonomia, quasi 200 donne in questi anni, che attualmente sono persone fuoriuscite dal circuito della tratta e dello sfruttamento e quindi che lavorano, hanno una loro casa, hanno una loro famiglia e hanno completamente cambiato vita. Il fenomeno è in continua evoluzione, in continuo cambiamento, quindi c'è sempre da fare, c'è sempre da migliorare il lavoro con le donne, soprattutto per l'autonomia e quindi per l'inserimento lavorativo, che resta l'aspetto più complesso.